Valentino Rossi, in un mese dal podio alla polvere. È crisi? Io penso che sia soltanto questione di tempo. Tra non molto rivedremo il vecchio Valentino, il migliore. Secondo me Valentino può benissimo dimostrare di essere ancora il campione. Nonostante l'età, che non conta, secondo me l'esperienza ce n'ha il doppio di tutti gli altri. Anche se i fan non lo abbandonano, il 12° posto sul circuito di Le Mans dopo una caduta ha dimostrato un ritardo pesante. Non siamo mai stati teneri nei confronti di Valentino anche nei momenti di massimo splendore. Però riteniamo che in questo momento Valentino vada difeso. Perché? Perché è chiaro che il ritorno in Yamaha aveva suscitato nei suoi tifosi e nella grande stampa delle grandi aspettative. Però non bisogna dimenticare una cosa, secondo noi, estremamente importante, che è quella che Valentino ha fatto gli ultimi 2 anni in Ducati e non ha mai lottato per le prime posizioni, escluso in alcune situazioni. Quindi è chiaro che in questi 2 anni ha perso tutti quei meccanismi che sono tipici del vincente. Le gare in Qatar e Jerez de la Frontera hanno dimostrato come Valentino riesca ad ingranare solo dopo 7-8 giri. Questo cosa dimostra? Dimostra che quando ha preso il ritmo va come gli altri. È chiaro che la sua difficoltà è in questo momento quella di non rendere al massimo nei primi giri, è cosa che gli spagnoli invece riesce benissimo. Gli spagnoli già dai primi giri riescono a prendere il loro ritmo, portarlo avanti e se c'è bisogno anche di aumentarlo. 2 anni in Ducati, tutto tempo perso? Ma non è stato comunque sicuramente un tempo che è servito a qualcosa. Valentino con quella moto lì non si è mai trovato, è normale. Si è trovato solo in certe situazioni, sul bagnato, in certi circuiti che amava particolarmente. Sono stati 2 anni interlocutori, comunque sono stati 2 anni che non sono serviti alla carriera di Valentino per, per renderlo ancora più competitivo. Il prossimo 2 giugno ci sarà il tanto atteso appuntamento del Mugello. Rossi vola basso, non vince al Mugello dal 2008. Qualche numero, nel 2009 arrivò terzo, nel 2010 non si posizionò, l'anno successivo conquistò un 6° posto, mentre nella passata stagione giunse 5°. Quale sarà il futuro prossimo del dottore? Ci piace sognare, però diciamolo francamente, l'anno prossimo torna la Suzuki. E a dirigere la Suzuki Davide Brivio, che fino a ieri, ma proprio fino a ieri, è stato uno dei membri importantissimi dello staff di Valentino. Chi ci dice mai che non voglia finire la carriera avendo vinto già in Yamaha, avendo già vinto con tutto quello che ha gareggiato meno che con la Ducati, che non voglia a fine carriera iniziare una nuova sfida. Però intanto ai nostri telespettatori possiamo dargli uno scoop in anteprima. La Yamaha adesso ha qualche problema rispetto all'Honda, è meno competitiva perché l'Honda ha un cambio che si chiama cambio seamless, un cambio particolare, e la Yamaha non ce l'ha. Ebbene, le nostre fonti ci dicono che ad Aragon, subito dopo il Gran Premio del Mugello, ci saranno dei test e in questa occasione probabilmente Yamaha porterà il nuovo cambio che potrebbe ridurre il divario che c'è oggi tra Honda e Yamaha.